Sognate di perdere peso, ma non ci riuscite. Uno dei regimi alimentari che sta riscuotendo maggiore successo nel mondo è la dieta dimagrante dell'astronauta, che permette di perdere peso in pochissimo tempo. Questa dieta stuzzica molto la fantasia e si rumoreggia che sia quella prescritta dalla NASA ai suoi piloti in modo da far loro perdere peso velocemente. Già la colazione è molto leggera e si ferma a un bicchiere di latte, e l'originale prevede addirittura di diluirlo con l'acqua, al quale accompagnare solo un po' di tè o caffè. Quanto al pranzo, anche qui la leggerezza è di casa: un uovo sodo o in camicia, con contorno di insalata di lattuga condita con olio d'oliva e limone. In alternativa si può mangiare anche un peperone verde, meglio se grigliato o in insalata. Quanto alla cena, si può mangiare una fetta di carne grigliata o cotta al forno, accompagnata ancora da un'insalata o da verdure bollite o alla griglia. Questa dieta ha però una serie di precauzioni da prendere, nonché alcune controindicazioni. In particolare c'è da dire che consente di perdere peso in pochissimo tempo, ma è anche vero che è sconsigliata nel lungo periodo. I nutrizionisti in genere dicono di evitare di seguirla per periodi superiori ad una settimana. Inoltre va accompagnata da integratori di vitamine e minerali e dall'assunzione di almeno 2 litri d'acqua al giorno. In questo regime il peso infatti viene eliminato soprattutto attraverso le urine, e una mancata assunzione di acqua rischia di portare alla disidratazione. È infine completamente da evitare per chi soffre di cali di zuccheri o stitichezza e per diabetici, donne in gravidanza e anziani.